Uomini e donne news. Nicolò Rabbiolo, nuova frecciatina per Sabrina Ghio. Nicolò Rabbiolo commenta parte della puntata di oggi di Uomini e donne. Nella puntata odierna di Uomini e donne i nuovi tronisti hanno iniziato a conoscere alcuni corteggiatori / corteggiatrici. Ovviamente si è parlato anche della tronista Sabrina Ghio, ormai rimasta con un solo corteggiatore a causa dell'abbandono di Nicolò Rabbiolo che, non avendo più interesse nel conoscere la tronista, ha deciso di andare a casa già la scorsa puntata. Il ragazzo è stato preso di mira per aver raccontato la realtà dei fatti dopo due mesi di conoscenza con la tronista, prossima alla scelta. Il corteggiatore ha spiegato i suoi motivi ma a suo dire non è stato capito da nessuno. Oggi, dopo aver visto l'esterna con Nicolò Fabbri, è intervenuto Kevin Ishebabi, ex concorrente del Grande Fratello, ex fidanzato di Jessica Vella e, ancora più importante, coinquilino di Nicolò Rabbiolo. Kevin è sceso per corteggiare una delle due nuove troniste e, visto che si parlava del trono di Sabrina, ha colto la palla al balzo per difendere il suo amico Nicolò. Nicolò Rabbiolo difende il suo amico Kevin Ishebabi su Instagram. Kevin Ishebabi, rivolgendosi alla tronista, tra le tante cose, dice, secondo me è talmente schietto e talmente crudo che tu non l'hai preso appieno. A questo punto Niloufar lo attacca accusandolo di parlare a nome del suo migliore amico, assente in puntata. Il neocorteggiatore si giustifica dicendo di aver risposto alla domanda di Gianni Sperti, anche se l'opinionista non aveva chiesto direttamente notizie del Rabbiolo. È stato un tutti contro Kevin, l'unico che ha difeso l'atteggiamento del suo migliore amico. Dopo la puntata Nicolò Rabbiolo scrive su Instagram, tutta la verità, la realtà, la sincerità cercate ma avete conosciuto due persone che danno tutto ciò. Voi, comportandovi così, confermate ulteriormente questa teoria, cioè che nessuno ha gli attributi per accettare la realtà delle cose. Ovviamente le due persone sono lui e Kevin. La foto di Sabrina rimossa dalla Instagram Story di Nicolò Rabbiolo. Nicolò Rabbiolo non si è fermato qui. Ha infatti aggiunto, quando una cosa vi spaventa non insultatela, non scappate dietro una tastiera. Imparate ad accettarla e a trarne un vantaggio personale. Criticare qualcosa vi porta solo a darle ragione. Testa prima di abbaiare. A proposito di quest'ultima parola, l'ex corteggiatore ha creato un'altra storia su Instagram, un po' particolare. La foto ritraeva proprio la tronista Sabrina Ghio in puntata e una mano con un biscotto, quasi a volerle dare un contentino. Ovviamente la foto è stata inviata all'ex corteggiatore da un'altra persona ma, il gesto più grave, è stato fatto proprio da Nicolò. Come si fa a prendere in giro una persona corteggiata per due mesi? La storia è magicamente sparita dal profilo social del Rabbiolo. Ha ricevuto molte risposte negative o ha messo una mano sulla coscienza?